che lo ammazza, il prescelto, la cui moglie Boadicea è costretto come donna a andare a portare le tribù in battaglia. Boadicea vide che in gallese vuol dire la vittoriosa, perché lei prende il posto del maschio, che è una cosa un po' strana per le battaglie, strano. Non è strano nella vita, perché nel mondo celtico il lignaggio non è come nel mondo latino, non c'è paternità, c'è patri matri linearità, c'è acha che dovrebbe, sì, acha la mamma e dopo la padre. Zio di madre, sì, ritorna, tu puoi sposarti. Infatti i papi regolarmente scomunicavano tutti i principi irlandesi e gallesi perché si sposavano con la prima cugina di parte di mamma. Ed era un modo facile perché gli inglesi potessero vincere le battaglie contro principi dichiarati eretici per aver sposato la cugina. Siamo là. Il modo in cui gli inglesi prendono Galles, Scozia, Irlanda, eccetera, eccetera, dovevano solo affidarsi, perché nel mondo feudale del 1100-1200, stimate fatti succede alla fine, nel 1284 in poi, chi è scomunicato non può chiedere l'obbedienza dei suoi baroni, i suoi equite, perché è scomunicato. Un barone può, davanti allo scomunicato, dico: io non porto i miei uomini con te. Allora andavano in battaglia contro 10.000 inglesi e 1.000. Per forza perdevano. Ognuno di quelli doveva ammazzare 10 uomini. Mapanos è l'equivalente di Apollo, è il figliolo, il ragazzo. Il ragazzo che nel mondo latino è anche associato con il giovane è associato con la medicina, anche dalla battaglia di Moitura dell'epopea irlandese, la stessa cosa, Lugo e Death sono collegati, cioè l'adulto va in battaglia e il giovane li mette li immerge nel calderone, perché dovete sapere, Pausania aveva ragione, aveva capito, la trimarchisa. Cioè, come gli iraniani, i celti andavano in battaglia così. 1-1-1-3. Allora, tu avevi una massa davanti a te, ammazzavi quello, questo prendeva il posto, dico, cacchio, non è morto, è sempre vivo, ma... ammazzavano anche quello e l'altro prendeva il suo posto. Allora, alla fine della giornata è rimasto lui, ma so che è sempre vivo, sono dei termini anche delle truppe iraniane. E l'idea è che tre vanno in battaglia sullo stesso tipo di cavallo vestiti allo stesso modo e si scambiano. No, no, mi è venuto in mente che c'è una scena anche con Pirro, una cosa del genere, che prendono l'armatura. Sì, sì, prendono l'armatura dell'altro. E allora credono che sia il re che è morto, invece non è il re. Non è mica morto. E poi lui esce a capo scoperto. Scusa, lo ammazzano e dicevano, ah sì, perché dietro a loro c'è il giovane Lugo che nel Pozzo Sacro li immerge e tornano vivi. E allora usavano questo tipo di ritualità per dire lì abbiamo fatto tornare la risurrezione, sì, l'eterna giovinezza, no? Che il giovanotto infatti li sta facendo risorgere per la terra, invece no, si scambiavano tra di loro di continuo e questi non lo, quelli davanti a loro non lo capivano. La trimarchisia vuol dire andare a tre cavalieri alla volta, ma sono uno dietro l'altro, sono in profondità, non è una piezza. Vabbè, per quello è la funzione del 3 volte 3 volte 3. E qui invece Ovnios, quanti nomi ho? Ah, Smertios e Cernunos, Cernunos è la parte di allevamento degli animali, vabbè, questo non ha importanza spiegare. Però ogni struttura, come Mitra Varuna qua, come Rudra qua, eccetera, ognuna, ogni cultura indoeuropea ha un triade, che i nomi cambiano, però la funzione resta uguale, le classi sociali
resta uguale, allora c'è l'archetipicità e nella funzione, la funzione è per fatto di avere una divinità associata, ma non è dei nomi. Allora linguisticamente non ha importanza come li costruisci i nomi, è importante dal punto di vista della religione comparata, se vuoi. È cominciato da Reinhardt, chi era l'altro, Schwabe, nel secolo dell'Ottocento, eccetera, e vanno avanti con questa storia. Come volevo dire? L'etimologia più difficile probabilmente è Apollo. Non sappiamo quanto ha da fare con Apelon, nel senso di potere o no, potere del medico, il giovane associato, non con potere militare, ma con potere del medico. Perché è interessante anche per un calabrese. Una volta quando un sindaco in Playon, il sindaco di Castroville ha scritto che il polino deriva di Apollo, abbiamo risposto, tu sei un pollo. E quindi Apollo, alfa privativo, io non sono un pollo. Io non sono un pollo. Invece la montagna è associata con la funzione cosmica. La montagna è il cosmo, il sole, lassù. E la funzione più in alto è Giove. Infatti l'unico tempio che conosciamo, perché ci sono le iscrizioni, l'unico tempio osco del Pollino è dedicato a Giove della montagna. E se vuoi cercare Apollo lo cerchi al mare, perché è il grande medico che deve arginare contro i ratti e le zoccole che vengono con le navi e portano peste, malattie varie. Allora Apollo lo deve cercare come a Cirone. Infatti uno degli epiteti è legato al fatto di... Svintios, sì, Apollo Svintios, e contro i topi, mus e topo, no? Mus muris in latino, mus in greco, eccetera. Un po' di divinità femminile, giusto per comparare. Ah sì, beh, dicevi stamattina il fatto che Obvios è associato con l'equivalente a Quirinus, che poi diventa Vulcano. Vulcano è uno degli aspetti di Quirinus, che è l'aspetto metallurgico, insomma, no? Ha come moglie Venus, no? Venere. La base indoeuropea, bueno, non è connesso con l'amore o la lussuria, come si pensa, è connesso con la famiglia. Sesso, riproduzione e famiglia centrale, cioè stiamo parlando della famiglia di 3-4 millenni fa, quasi come Bagnasco quando parla della famiglia, parla di una struttura molto molto Bagnasco. Sì, ma sto parlando di una famiglia che non c'è più, c'è la struttura della famiglia con la struttura della società è diversa. Allora aggiornati la discussione per favore. Non esiste un'eterna famiglia fatta in un certo modo. Come la società cambia anche la famiglia, cioè la consistenza, la natura della famiglia cambia di. Cioè, è il fatto di, al di là di parlare di Dio, che non puoi avere relativismo quando parli di Dio, perché stai parlando in assoluto, tutto il resto è relativo. Il relativismo è molto importante. Il tedesco capiva questo. E non parlava mai di relativismo, ma neanche Francesco, ma Wojtyła che parlava di relativismo, come si chiama? Divinità femminile. Femminile, sì. Allora Venere non è la famiglia, è l'amore concepito come la riproduzione all'interno della famiglia. Santa Venere in giro per la Calabria non ha nulla a che fare a vedere con Venere, diciamo una volta. È una cattiva, una volta per sempre, è la cattiva traduzione di Aia Paraschevi, che era una martire greca, che vuol dire anche venerdì, vuol dire preparazione in greco, ma venerdì era il giorno della preparazione per sabato. Allora la Santa Venere è Aia Paraschevi, una famosa martire greca, non c'entra nulla.
Ma chi è l'altro che è tradotto così? Ma chi è tradotto Santa Domenica, no? Cioè, nelle cose latine non troverete la Santa Domenica. Allora, come spieghi tutti i posti chiamati Santa Domenica? È la tradizione, lo direi un'altra volta, che è un'altra martire greca chiamata Kyriakou, che è la santa patrona della cattedrale di Gerace, che Gerace deriva da Cerace, che è Kyriakou. Va bene? Tutto torna. Allora, Santa Domenica Talao e Gerace hanno la stessa origine. Sono due posti dedicati alla protomartire Kyriakou. Vabbè, sono cose, a Calabria piene di cose. Falsi santi. Bisogna scoprire chi è la santa o il santo dietro la mia. Acqua, principio femminile e maschile. Ah, ecco. Vabbè, allora abbiamo Minerva qui, abbiamo Giunone là, eccetera, eccetera. Ogni maschio ha una femmina associata. Vulcano, c'è Venere, però Venere lo corrifica, vero? E questo resta un po'. I romani avevano strane cose insieme. Lo trovi anche, lei anche nella descrizione Osche, e ricorre anche quello, non quello di Aieda, ma in quello di Rossano di, non Rossano di qua, Rossano della Basilicata, vicino a Potenza, c'è la dedica è. Questo è Venesei. Questo è il dativo di Venere in osco. Allora la S non diventa R come il latino Veneris, ma è un Venesei, diventato Venzei, Venzi, eccetera. No, è un normale dativo. Femminile della terza. Ah boh. Però la base è Venus, Venus. Dove eravamo poi? Stai facendo i parallelismi, Minerva, Giunone. Ah, va, Minerva, Giunone, cioè in ogni gruppo. In Celtico, Belenos, la sua femmina, parte femminile si chiama Brigantia, no? Brigantia che è anche l'origine, cioè anche il suo altro titolo che ha è Bononia, che è il nome dell'origine di Bologna. È dedicato, è un celtico per la città di Minerva. La Bononia è il participio di Bouda, che è Bodegal, che vuol dire essere, l'esistente vuol dire quello che era, è e sarà, cioè eterno. Il nome che uso per Regina, che ho reso anche Pina, perché abbiamo, nella storia della lingua, Ri è una parola poetica, e abbiamo spostato le parole da qui a lì, allora Brennin e Binan, uno è Brennin e da Brigantinos, e Binan è da Bologna, che è il titolo di Minerva. Però in antico Bologna è Bologna, non è. C'è anche il francese, c'è. Ah, quante Bologna o Bologna ci sono in Francia? 3 o 4. Però è sempre onorifico, dedicazione a Minerva. E qua Venere, allora, ci abbiamo sempre su tre cose. Ogni maschio ha una donna. Poi, le donne, hai guardato le acque, il principio. Beh, il fatto che c'è sicuramente un mondo di sopra e un mondo di sotto e si scambiano anche temporalmente le divinità. Sì. Noi conosciamo magari meglio una cosa da dire. Mentre le tre caste, se vogliamo, in India diventano caste, erano classi, come le classi sociali definite una volta, ai tempi di Marx, eccetera. Queste sono archetipiche, classi archetipiche, e hanno una realtà, mentre le divinità associate o anche qualche volta il sacrificio, la funzione, possono variare, non sono connesso con il reale necessariamente, ma con il livello mito. Allora anche il concetto di tempo è diverso.
Allora, volevo parlare di questi che sostituiscono antichi, a proposito di tempo, perché il tempo del mito non è il tempo del reale, ma il tempo grande. Il tempo grande è naturalmente il tempo del mito, è il tempo mati e il tempo reale. Sono due dimensioni diverse dal tempo. Ho spiegato Perendì però. Perendì collegato con il... Ah, Perendì è connesso con Tainis. Se sia lo stesso tipo di titolo, anche in Perun, in Baltico, eccetera. Ha da fare con un uomo sempre. È come se questa divinità, è una specie di sole che comanda l'universo, l'ordine cosmico, fosse anche quello che comanda il tuono, come comanda la pioggia, eccetera. Anche la tua pioggia, i romani dicevano, vixit Jupiter, perché è il Giove che fa pipì che comanda la pioggia. La menzione di Giove. Cioè è Giove che può piove, è Giove che nevica, Giove che fa il tuono. L'idea è quella. Cioè controlla l'ordine cosmico. Dimmi, dimmi. Anche il Perondì vuol dire uno che comanda il fuoco. Qual è la tua idea, gli studiosi, qual è? Che sono mondi che si sono toccati tra di loro, che hanno, ci sono stati dei travasi, oppure sono cose che sono nate... Ma credo in questo senso delle tre fasi, che è una cosa archetipica che esce nell'indoeuropeo, di questo monomovimento tra il nomadico e lo stanziale. Sembra caratterizzare senza contatto tutto l'indoeuropeo. Altre cose possono essere dovute al contatto, cioè nomi possono essere dovuti al contatto. Che la struttura è uguale, ma in realtà parte le lingue che sono diverse, ma non ci sono. Cioè, la struttura è sempre uguale. Invece la terminologia è diversa. Per esempio, il mondo celtico decide di dividere ognuno di queste triade e le altre triade. Questo è un fatto tutto specifico del mondo celtico di 3.000 anni fa, 2.000 anni fa, eccetera. No? Cioè, queste sono variabili, se vuoi, come l'interazione tra classi sociali della comunità reale, oppure gli stili. Queste sono cose che ogni gruppo decide. Cosa è stile in italiano lo decidono gli italiani, mica lo decidono i francesi. Cosa è stile in francese lo decidono i francesi, no? Non gli italiani, nonostante l'ordine. Allora, scusa un attimo, facciamo una cosa, perché siamo quasi alla fine e per loro è un po' stancante. Chomsky lo faccio da 2 ore. Chomsky a Londra, quando andava a Londra, faceva 6 ore. Erano anni 60. Sì, lo so. Parlando di tempo. Figli dagli anni 60. Allora, forse... Tempo andava a Cronos e... Sì, e anche il fatto proprio dei numeri, no? Che i numeri grandi, più indietro andiamo nel tempo, servono più 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. I numeri sacri sono finiti. Per dire tanto, no? Tutti gli altri numeri tendono a essere più che altro dei quantificatori. Quello succede, il tempo, adesso se lo dice tutto, condiziona il fatto che il crono diventa, nella mitologia greca, il suo figlio, ma probabilmente è la mitologizzazione in termini famiglia, no? Allora, una divinità non indoeuropea, che sarà il tempo, diventa Giove. Giove che è... Un segno di questo è interessante, perché la Grecia non è mai stata considerata un Urheimat, un luogo d'origine degli indoeuropei, e dove arrivano i Dori e gli Attici, prima invasione, eccetera, arrivano in invasione, scendono, i Kurgan che scendono, eccetera. Allora Giove deve proteggersi da Crono. Dove si protegge? In una grotta sul monte Ida e Creta. Allora monte Ida, la grotta, però deve mangiare, è un bambino, è un neodivinità cosmico che va protetto, perché c'è la vecchia divinità che lo minaccia. Crono vuole mangiarlo, no? Secondo la... non ricordo bene.
Allora è circondato da linfe. Le forme apiche che sono, non sono cose acquatiche in quel senso, come i cherubini, i puti della tradizione latina, che non c'entrano niente con la figura originaria di un angelo. Un angelo è una cosa enorme, serale, terrificante, insomma, non come in tutte le chiese del Conto d'Ossa, quando metti gli angeli ai fianchi dell'iconostasio, sono cose che fanno paura. Che sono cose che dovrebbero far paura. Leggete Isaia capitolo 6, no? Questi sono api, è l'unica lingua che spiegano ape con una base non on loop, sono le lingue semitiche. Allora si pensa che in questo caso la Grecia originaria di molto più di 4.000 anni fa, tra 4 e 5.000 anni fa, fosse semitica e che poi invaso dai Gurgani europei, che sono i dori, gli eliatici, che grecizzano la Grecia, ellenizzano, diciamo. I greci erano parte del movimento, i romani usavano sempre queste parole per una parte per tutti, invece erano gli ellenici. Allora questa è una parola d'origine, non è d'origine indoeuropea, è d'origine semitica. Questo ti porta al problema di descrizione della cosa di Efesto a Creta, che lingua è, probabilmente scritto con una specie di lineare A, che probabilmente, sì, la volta scorsa probabilmente è una lingua semitica di qualche tipo, e poi ti dà queste cose. Come si misura? Allora, questo sostituisce questo. Questo livello qua, i pre-indoeuropei minacciano gli indoeuropei, ma gli indoeuropei si nascondono e le divinità di natura dei semiti diventano i servi delle nuove divinità, in qualche modo, e vincono le nuove divinità. Sono meglio organizzato anche, come si può dire, militarmente. Le parole indoeuropee per il carro da guerra, alcune parole per cose connesse con il carro da guerra passano nell'Oriente e finiscono anche nel cinese, e vuol dire che stanno dando informazioni militari, insomma, no? Il grosso problema, allora, non ci sono cose indoeuropee da 5.000 anni fa, però abbiamo la parola Girgir. Girgir in sumero, che evidentemente è connesso con l'indoeuropeo, il duplicativo, questo, che vuol dire il carro, che è basato su quel girare, le ruote che girano in fretta, perché il carro da guerra è fatto non con quattro ruote ma con due ruote, che non hanno i raggi chiusi come il carro agricolo, sono tagliati dentro con raggi di metallo, non raggi di legno, e permettono un movimento veloce. Allora arrivi con un carro leggero, veloce, le ruote fatte in un certo modo, puoi attaccare anche aste o falci alle ruote che stanno girando così. Sì. Vabbè, no, hai l'arciere, eccetera. Sopra, tre uomini così sopra, un triade, un'altra volta, un triade. E quello che dicevi mi ha fatto pensare una cosa, no? Il fatto di ipotizzare già una seconda fase, perché gli dèi che per noi sono... Questo è da wheel in inglese, se loro vogliono sapere. Ipotizzare i nuovi dèi, che già per noi sono invece gli dèi della civiltà, che sono stati minacciati, qualche volta sopravvivono, ma qualche volta sono la seconda generazione di dei antichi, può essere una mitizzazione di un cambiamento culturale, cioè quello che viene nel mito raffigurato da una generazione di dei antichi, proprio quelli primordiali, potrebbe essere una qualche raffigurazione di un cambiamento. Non sono riferimenti a un tempo reale. Sono riferimenti a società in movimento. Questo dico, cioè già in epoca antica noi ci stiamo staccando la testa per tentare di capire
come ricostruire, ma probabilmente... A questo livello non ci sono archetipi religiosi, cioè linguistici, se non il concetto di divinità. Però allora, posso dire una cosa rispetto, è un'aggiunta che è venuta. Allora, lì abbiamo il figlio che uccide il padre, Cronos, che uccide una... Vuole uccidere il figlio, invece il figlio uccide lui. Sì. E a sua volta Crono ha ucciso Urano con il taglio dei, del con la falce, il falcetto, insomma. Allora, anche Freud in, vabbè, Totem e Tabù, eccetera, parla dell'uccisione del padre da parte dei figli, e da lì però si impone il tabù dell'incesto, dell'uccisione del padre, eccetera. Allora, quello che diceva Marta è l'uccisione del il figlio che uccide il padre, come, però determina la nascita dei tabù, quindi il nuovo, che è la nuova civiltà, o no? Boh. È difficile di capire in un mondo così lontano cosa è tabù, cosa no, è tabù. Perché, come dicevamo, fino al 200 sposare una cugina da parte di madre, ma non una cugina da parte di padre. Da parte di padre non potevi sposare, da parte della madre potevi sposare. Questo è un tabù che muore. È un tabù introdotto però alla fine dal cristianesimo, quello prende dal Pentateuco ebraico. Quante culture ci sono, ma che si mescolano a questo problema, no? Con Freud, per esempio, non so. E vabbè, la civiltà greca e il tabù dell'incesto, nella civiltà greca c'è il tabù dell'incesto. Sì. Tra parenti, sì. Quindi incesto tra non parenti. Tra parenti. In altre culture. No, sì, però semitica la origine, gli ebrei si ribellano contro l'incesto permesso. Questo è un terreno scivoloso per un motivo. E dicono no. Se posso dire, metodologicamente, questo è un terreno scivoloso. Per questo, chi ama la psicanalisi, secondo me, da linguista che spesso viene un po' violentata dagli psicanalisti che prendono la lingua e la cultura e i miti e li usano a loro vantaggio, direi. Ritornerei a mettere la primazia invece su questo aspetto, nel senso che nulla vieta che possano essere interpretati culturalmente 2000 anni dopo, applicati a una società completamente diversa, ma bisogna, secondo me, rimettere al primo posto questo. Io dicevo una cosa molto più banale, cioè in questo senso dell'epoca, appunto, quando tu dici dopo 600 e 600 anni, intendendo cicli di 1200 anni, sì, quando dicono i babilonesi questo, sì, hanno un senso di ere, quindi hanno un senso di cambiamento. Beh, sono i semiti che inventano, sì, questa idea del questa tempo. Cittadina. Però rimane come archetipo, questo è il punto. Cioè, la mia domanda era rivolta all'archetipo, sì, cioè rimane come archetipo. Indubbiamente sì. E quindi, come dicevano, il tempo lungo, per loro il tempo, come o qualsiasi altra cosa in grande quantità, il ruolo dei numeri. Beh, i numeri partono da 1, 2, 3, 4, che sono le 4, questo non è un dito, cioè un numero. Il pollice non è considerato un dito, anzi, già l'etimologia di pollex in latino vuol dire potente, cioè che ti permette di alzarti. Cioè, se hai solo quattro dita, come fai ad aggrapparti, ragazzi? Non sono fatti per aggrappare, devi avere come scrivere, non puoi scrivere che senso un pollice. Cioè non puoi aggrapparti a una cosa, prendere bene una cosa, se hai solo quattro dita. Cioè, allora questa è qualcosa aggiuntiva che permette certe operazioni. E poveretti gli animali che hanno solo quattro. È il pollice dell'evoluzione, il pollice tra, sì, sì, l'abbiamo. Il pollice opponibile è stato un grande progresso. È un progresso anatomico non indifferente. Ma lo stiamo rapidamente perdendo perché per digitale. Ah, per digitale adesso si riprende. La mano ci vuole l'altro braccio. Allora, detto questo, invece. Allora, l'altro è il problema del 10. Indubbiamente è giusto che tutto parte da 4,
perché i primi quattro sono gli unici numeri che sono declinabili. Non esiste una lingua indoeuropea che abbia 5, 6, 7, 8, 9, 10 declinabili. Non sono declinabili in nessuna lingua. 1, 2, 3, 4 lo sono. 4 in latino è irregolare perché non è declinabile, lo è in greco, lo è in celtico, lo è, cioè maschile, femminile, ha i casi. È in latino è l'unica eccezione, guarda, si blocca il 3. Cioè, nessuno ha mai chiesto perché il latino si blocca il 3. È strano questa cosa. Poi c'hai il 10 e il 20 sono importanti, però anche il 12 è importante. 12, 8 è importante perché è un duale di 4, è O. O, 4 O. C'è il qua, c'è in mezzo che il 4, allora è un duale di 4. Pente è un aggiunto, il que, quindi que. Que vuol dire è, aggiungi un altro. C'è un problema di un 8. 7 è l'unico numero che gli indoeuropei hanno preso da un'altra cultura. È il numero afroasiatico, cioè semitico. 60 volte 7. Anche perché sono i babilonesi a inventare la settimana di 7 giorni, il mese di 20, cioè il mese lunare, cioè cicli lunari di 7, 28, eccetera. Allora abbiamo settimane, mesi, cioè il mese è 28 più qualcosa, più le giornate aggiuntive per farci trovare il mondo, cioè l'anno intero. 12 perché? 12, 3 volte 4 perché è l'unico numero composto, in greco dodeca, duodecim, cioè non è x et x, non c'è un e. 1 è qualcosa, 10 è 1, o 1 sopra 10, eccetera. 11, 13, 14, 15, eccetera, hanno questo tipo di struttura, è un 10 più qualcosa. 12 è dodeca, è un composto, più decimi. E tutte le lingue, anche in cristianesimo, deidec, non è un et, non c'è un et in mezzo, deidec, non è composta, è due decimi. No? Questo è importante, 20 è più importante dozzina di 10. Dozzina pure. C'è a che fare con il fatto che c'è una dozzina, che abbiamo un nome per il mondo. Sì, le dozzine, sì. Non abbiamo. C'è un'undicina. Non c'è un'undicina, non c'è un tredicina, non c'è un quattordicina, c'è una dozzina, sì. Ma sì. 120 poi per esempio è molto. 120 non vuol dire 120. No. Beh no, in celtico noi abbiamo dei numeri antichi. Andiamo a, vabbè, traduco perché è inutile dirvi in generale, abbiamo dei 20, dica, 10 su 20, 2 20, 2 20 e 40, allora 10 su 2 20 uguale a mezzo 150, abbiamo 3 20 60, 10 su 3 20, poi abbiamo 4 20 che è 80, 100 e 100, però 90 è 9 su, 2, 9 su 4 20, arriviamo a 20 su 100, 2 20 su 100, 140, 3 20 su 100, 160 arriviamo. Tutto quello sopra 160 è molto. Capito? Ma comunque. Qua abbiamo 1000 per sì. Dire 1000. L'idea è quando trovate delle cifre più alte delle dita delle mani, tutto sommato per misurare il tempo. Per esempio quando gli ebrei dicono il mondo fu. Cos'è il progetto di mondo? Contano il tempo come noi lo contiamo, ovviamente non stiamo parlando. Mondo non ha un unico etimologia indoeuropeo, ci sono diversi. Se voi guardate il Bach, per esempio, no? Sotto World, per esempio, troverete ogni gruppo linguistico ha una base, che è indoeuropeo, ha una base diversa.
allora più o meno trovi 12 basi per il mondo. È inutile cercare un archetipo per dire il mondo, se non l'essere, l'esistente, queste cose qua. Cielo sì, puoi cercare due o tre, però no, non il concetto di cosmo. Questo è molto difficile. Chiudiamo con una cosa che mette un po' la parola fine a una cosa che fine non ha. Abbiamo usato la parola sincretismo spesso, no? Sì. Perché in epoca antica quello che abbiamo visto è che se semi universali sono le funzioni, le manifestazioni linguistiche non lo sono, se non nel momento in cui possiamo stabilire che ci siano dei contatti culturali diretti, per cui dei prestiti sono anche possibili o degli adattamenti, ma tendenzialmente si sviluppa un sistema autonomo. Però è anche vero che sia sul piano appunto del contatto linguistico, sia sul piano del contatto culturale, quando culture vengono si incontrano, si scontrano, c'è una trasformazione. Cioè non è che originariamente possiamo pensare a degli universali, cioè autonomamente sviluppano queste figure e queste funzioni. Ma quando poi posso dire cosa? Sì. Le funzioni e le classi sociali associate alle funzioni possono essere prototipiche, archetipi, quello che volete. Però i riflessi linguistici non sono universali. Sì, sì, no, l'unica cosa che puoi ricostruire tutto l'intervento è il concetto di divinità. Però io volevo arrivare a questo, cioè il sincretismo religioso o magico di funzioni esiste, perché per esempio quando si passa dal paganesimo al cristianesimo, in parte queste divinità non come... non a livello religioso ma a livello di funzione permangono, vengono assorbite e vengono sottoposte, non sovrapposte ma sottoposte a divinità o a, in questo caso ai santi cristiani, proprio perché è difficile sostituire. Posso fare una cosa? Il fatto che certi animali come orsi e lupi sono associati alla seconda classe vuol dire che quando si cristianizzano popoli interi, questi animali furono prima considerati buoni, amici dell'uomo, diventano nemici e cattivi. Allora l'orso diventa cattivo, il lupo diventa cattivo. Se leggi Aristotele, il lupo è l'animale più sociale ancora dell'uomo. Cioè è più positivo in qualche modo. Cioè, il lupo crede nella società, cioè fa cose per altri lupi, cioè quello che l'uomo fa solo se viene provocato a fare il bene. Quindi ci sono due strategie opposte, si demonizza, il lupo diventa l'archetipo del male e quindi anche il lupo mannaro, tutte queste figure, il berserk è anche una specie di spirito, di demonio che si il demonio, possa, il demonio fa impazzire gli uomini, no, nella tradizione germanica. E diventano lupi, eccetera. Quindi o si demonizza ciò che era l'emblema della divinità, o la divinità si cristianizza, cioè se chi di voi ha visto qualche volta gli Orisha, no? Nel Brasile o nel Centro America, la religione africana mette insieme le divinità che ha portato dall'Africa e tutti hanno un corrispondente cristiano. Le varie Madonne, Sant'Antonio, San Luigi, hanno tutti, sono il santo cattolico sovrapposto a un Orisha, quindi a una divinità originale africana. Che può essere animale. Assumendone le funzioni, per esempio Sant'Antonio, il protettore dei viaggiatori, la Madonna Nera, la protettrice di qualche cos'altro, no? Quindi, senza andare così lontano, anche voglio dire, nella religiosità popolare, c'è questa sovrapposizione di funzioni tra le divinità pagane e quelle, e anche tra le pratiche. Sì, ma vado anche in Calabria, tutti i santi locali diventano la Madonna. Stavo parlando di Pignano l'altro giorno, no? Che aveva una pletora di santi
sia del mondo bizantino che del mondo latino, che adesso tre o quattro di questi sono già diventate nuove Madonne, no? San Michele è diventato l'Assunta, San Cristoforo è diventato un'altra cosa, ma sempre Madonne sono diventate. Allora hanno 3, 4, 5, 6 titoli della Madonna, è come se ci fosse un archetipo che va con diverse cose. C'è questa dea madre che fa, che la Madonna è la Madonna, non è la dea madre. È la famosa, la nostra Theotokos, è un'altra cosa. Chi partorisce, prima dei cristiani, qui partorisce il Cristo, però non è la madre terra, non è la femmina Minerva. Sì, ne avrei una proprio a proposito, cioè la domanda che stavo pensando prima, ma è per la cipella lei, la mia madre. Quello che so da un'infarinatura proprio di mito quirico, di legge comparata, eccetera, eccetera, che prima di questo sistema tripartitico c'era un sistema molto più semplice, che è quello appunto della divinità madre, che poi si è sdoppiato divinità madre, dio della vegetazione, eccetera, eccetera. Quello che volevo chiederle, c'è un momento in cui le cose sono così semplici? Sì, in effetti, no, per questo sono molto dubbioso, perché è una semplificazione molto, però era in un corso di letteratura. No, lo dicono, c'è cioè anche la domanda di Buddha. La domanda di Buddha, comunque, per quello che ho capito storicamente precedente a questo sistema, la domanda che volevo fare è se sono rimasti degli echi linguistici del nome della Dea Madre, e se è possibile utilizzare questi echi linguistici per ricostruire quella base della storia, non so se lo parlando loro il titolo, non lo capite già. Il fatto che Fopsios Apolsi è un titolo più di Minerva che della Madonna. Questo sì, forse non lo so. No, lui fa riferimento a tempi però molto più antichi, l'idea delle divinità. Sì, ma ha parlato di riflessi linguistici. No, no, ma anticamente. Anticamente sì. Tu pensa appunto alle civiltà Ceneo, queste cose dove i Micenei sono già organizzati. No, dico sì. Ripensa appunto alla Cimbutas e anche alla sua ricostruzione di questa fase precedente con questa divinità femminile che dovrebbe prevenire, nonché le rappresentazioni anche. Ma dovresti pensare a qualcosa che identifica solo una cultura nomadica, prestanziale? Comunque è molto difficile, cioè cacciatori e nomadi. È difficile. Sto cercando di pensare che qualcosa è. Pensa alle denominazioni appunto che si davano alla Dea Madre per vedere quanta profondità linguistica e antropolinguistica possono avere. No, personalmente non ho mai investigato questo, perché ho sempre guardato le società degli 4.000 anni in cui se c'è nomadismo è associato con lo stanziale, per cui la società è già in parte stanziale, poi diventa totalmente stanziale. E anche il movimento di popoli è associato col uso, cioè lasci la gente là, occupi altro terra là, poi per tornare là, cioè usi un'area ristretta per tornare, cioè, allora fai dei giri, se non vai ad occupare come il punto di prima della Grecia, a un certo punto. Cioè, è difficile mettere il Dante, non capito, che manca l'evidenza. Cioè, probabilmente una bestemmia, però il fatto che si trovino queste rappresentazioni, no, di divinità femminili, sì, estremamente certo, antiche e arcaiche. Quindi la donna fatta per partorire. E da lì, e basta. Da una rappresentazione, si costruisca un universo culturale secondo cui prima di tutto c'è l'attenzione alla generazione escludendo tutto il resto. Se non lo si collega a una tendenza che è quella, non voglio essere offensiva, di un certo femminismo proiettato anche nell'antropologia eccessivamente. Hai visto quando
si eccede in un'interpretazione, si vuole fare rientrare tutto in un quadro. Se non si fa questo, io la trovo una cosa un po' più tranquilla, come sicuramente centrale. È evidente che queste rappresentazioni ponevano l'accento sulla generazione e tutte le direzioni matrilineari che ponevano un'attenzione maggiore sul fatto come, che come Venere, era la madre e tutto ciò che presiede alla procreazione, al mantenimento della specie, è sicuramente centrale culturalmente, però non riesco a portarlo fino al punto in cui ci fosse una fase talmente arcaica che questo fosse l'immaginario e tutto il resto si sia sovrapposto. Cioè, nessuna società è così. Probabilmente, però, sto dicendo delle che cose abbia mai scritto niente, mancano le evidenze scritte. Noi siamo limitati a 5-6 millenni qualche tipo di scrittura. Perché la stessa passione che per un certo momento c'è stata per la Eva cattiva, no? L'idea della Eva diventata una persona. Le due Eve, la madre cattiva e la madre buona. Cioè, io penso che, come per la psicanalisi, queste cose abbiano poi preso un peso che non so che valore abbiano dal punto di vista della ricostruzione, che è quello che noi facciamo qui, rispetto alla proiezione culturale e all'utilizzo culturale molto 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 a posteriori, Lilith, no? L'origine di tutte le streghe, che però diventano in epoca moderna, e torna a dire femminista, l'emblema della donna libera che si ribella. Tutto ci sta. Anche quando vai a una divinità femminile, come la Astarte, a Siro Babilonese, le trovi un rapporto con la parola indropea stella. Che figo. Allora, cos'è? Ho capito. Sei un'altra.